Ciao, sono Chiara, siamo in vicolo Ranocchi 1/D, questa è l'Osteria del Sole, dove avviene la mescita del vino. Che io sappia c'era un albergo che si chiamava La Luna e quindi hanno fatto La Luna e il Sole. Questa osteria è nata nel 1465 e noi l'abbiamo acquisita per mezzo di mio padre. Prima ce l'avevano i miei nonni, dagli anni 40 più o meno. E basta, di qui sono passati molti personaggi, molti attori, poeti. La caratteristica di questa osteria praticamente è che il mangiare, ognuno si porta quello che vuole, quindi qui si mangia bene di sicuro perché noi non ne serviamo, nessuno si è mai lamentato per il cibo e noi serviamo il bere. Il vino che abbiamo sono quindi Pignoletto dei Colli Bolognesi, biologico, il Sangiovese, caratteristico sempre di queste parti, e poi abbiamo una parte di vini friulani e trentini. Questa osteria è frequentata molto da persone straniere perché appunto è nel cuore di Bologna e fa parte del quadrilatero. Giocare a carte, a 3-7 a briscola, soprattutto quando viene il professor Roversi Monaco, che è stato uno dei fautori, insomma, diciamo, che ci ha aiutato a riaprire il locale, perché quando è morto mio padre è stato chiuso. Giocano a carte solo gli eletti, diciamo, solo gli abitué, quelli di lunga data, diciamo. Questa è la chiave del bagno. L'abbiamo dovuta fare così perché ce l'hanno rubata 3 volte, perché prima avevamo una tavoletta con le vignette di Zapp, che è un fumettista abbastanza conosciuto a Bologna, e ce la portavano sempre via. Questa invece sono ormai 2 anni che rimane perché nessuno la vuole. Questo posto sembra che il tempo si sia fermato perché è rimasto tutto uguale. E praticamente l'anima è il cuore di Bologna, dove si ritrovano tutti i bolognesi, ancora quelli di una volta.